Noi l'argomento della settimana praticamente è l'amore. Ho capito. Esatto, a differenza praticamente dell'amore di una volta praticamente i giovani, parlo di 15-20 anni fa, avevano un certo modo di conoscersi, di farsi le fusa praticamente. Oggi come oggi invece i giovani sono cambiati. Secondo lei che cosa ne pensa praticamente di questa differenza tra 15 anni fa? Ma io credo la differenza è stata il progresso etico, proposto e poi si è cresciuto, crescendosi ragione in modo diverso, perché i nostri genitori, noi abbiamo avuto un'educazione diversa, quindi avendo un'educazione diversa. Ciao Alberto. Allora Giuseppe, tu sei in cerca della donna ideale, in cerca dell'anima gemella. Sì. A che genere di donna siamo interessati noi? Che genere di donna ti piace? Ma mi piace una ragazza bionda, carina, simpatica, educata, sa comprendere, sa capire tutte queste cose, tutto questo complesso di insieme di cose praticamente. Esatto. Perfetto, abbiamo chiarito tutto, che tu cerchi una donna ideale, cerchi l'anima gemella. Sì. Come dovrebbe essere questa donna che vai cercando? Bionda. Bionda, ti piacciono le bionde? Sì. Poi, continua. Qualcosa che ti piace della donna? Lavoratore. Vai. Continua, non ti preoccupare. Logicamente Lorenzo è un pochino emozionato, fate finta di niente, però Lorenzo è un bravo ragazzo e soprattutto va cercando la donna ideale. Allora Lorenzo, ripetiamo, come dovrebbe essere questa donna ideale? Bellissima. La vuoi bionda? Sì. Giusto? Deve essere alta? Alta. Poi? Occhi azzurri. Occhi azzurri. Fisico, bestiale naturalmente, da top model, giusto? Sì. Poi, di che zona dovrebbe essere questa ragazza? Tu sei di Marsala? Di qua. Delle zone? Le zone. E se viene da fuori? No, non la vuoi, troppo lontano. Lontano, Non ti puoi spostare? Tu sei a piedi, vero? Sì. Cammini spesso? Sì. La macchina non ce l'hai? No. Neanche il motore? No. La bici neanche? No. Però c'hai i piedi che ti funzionano correttamente? Sì. L'importante è questo, l'importante è che i piedi funzionano. Sì. Va bene Lorenzo, allora ascolta. Da che età dovrebbe partire questa donna? Partiamo da una base, tu hai 25 anni, giusto? Da che età dobbiamo partire? Parlo di una base minima per andare a finire a una base massima. Fino ai 23? Sì. 25 no? No, chi sa? È troppo grande. Sì. Quindi partiamo dai 18, va bene? Sì. Dall'età maggiorenne? Sì. Fino ad arrivare ai 23 anni? Sì. La vuoi bionda, che sia una ragazza bella, alta, buona, giusto? Sì. E soprattutto che sia di sesso femminile? Sì. La cosa importantissima. Perché a te ti piacciono le donne, dico bene Lorenzo? Sì. La cosa, dobbiamo chiarire questo, è un punto, giusto? Sì. Ascolta, tu che fai nella vita? Lavori? Sì. Che lavoro fai? Aiuto papà, che fare? Che lavoro fai? Dimmi. Lavoro papà. Cosa? Lavoro papà. Cioè, muratore. Il muratore. Sì. Il muratore. Sì. E poi? E basta. Quindi hai un reddito abbastanza discreto? Sì. Dico, questa ragazza la puoi mantenere, sì? Sì. Sì. Però ha solo da un mese che tu praticamente sei fidanzato. Esatto. Come ti sei conosciuto con lei? Tramite suo fratello, lavorava a benzinaio. Ho capito. Cioè tu andavi spesso a fare benzina lì da suo fratello? Sì, sì. E ti ha detto praticamente che c'era sua sorella che si voleva far fidanzata con te? Sì, esatto. E tu hai acconsentito? Esatto. Vi siete conosciuti? E ci siamo innamorati. E vi siete innamorati. Com'è che vi siete conosciuti? Qua, alla villa. Alla villa. Sì. Racconta tutto. Niente, ci siamo voluti bene, sua madre e suo padre mi vogliono pure bene, che io mi comporto bene e non vado più tramite mezzo alla strada. Esatto. Cioè sei diventato praticamente un ragazzo perfetto. Esatto, sì. Quello che voleva lei d'altronde. Esatto, sì. Va bene Giuseppe, allora io in questo momento ti cedo il microfono e tu farai il tuo videomessaggio d'amore rivolto alla telecamera come se stessi parlando con la tua fidanzata. Come si chiama la tua fidanzata? Giussi. Quanti anni c'è Giussi? 18. Mentre tu ne hai 40. Esatto. La differenza di età c'è, però per te va bene, sì. Per lei pure, penso. Appunto. Va bene. Allora tieni il microfono, rivolgiti alla telecamera e parla con la tua fidanzata. Ok. Allora, ciao Giussi, sono io il tuo amoroso, fatti vedere, fatti sentire, sono in televisione, quando sei comoda scendi e andiamo a mare a farci un bagno, ti amerò per sempre e ti amerò per tutta la vita e salutami a casa, sia a mamma e a papà, amore mio e vita mia, sei sempre dentro il mio cuore e ci rimanerai per sempre.
tu e tutta la tua famiglia e tutta la settimana della recezione. Salutami a casa, salutami a mamma e papà e i tuoi parenti, salutami tutta la famiglia, digli a loro che li voglio tanto bene. Ciao amore mio, in bocca al lupo, ciao vita mia, ti amo. Bene Giuseppe, era un bel videomessaggio, complimenti, però non mi avevi detto che ti eri visto ultimamente con la tua fidanzata? No, probabilmente no. No? No, no. Quanto tempo è che non ti vedi con la tua fidanzata? Ora già c'è, aspetta, 4 giorni. 4 giorni? Che non ci vediamo. Allora per questo gli hai fatto il videomessaggio? Sì, per questo. Ma come mai Giuseppe? Che è successo? No, una litigata? No, no, niente, completamente. Niente. Siccome la mia ragazza sì. vuole che io ci vada a casa. Esatto. E io sono pizzicato un po' con la mia suocera. Ho capito. E il motivo? Perché sta? Non lo so il motivo. Cioè che erano normali e che praticamente è successa la lite. Esatto, sì. Ma cose grosse o cose o fesserie? No, fesserie, cose di niente. Esatto, quindi tu speri col passare del tempo insomma di riappacificare la situazione. Sì, sì. O sì. Speri tramite questo videomessaggio insomma di riappacificarti con lei. Esatto. Esatto. Va bene. Solitario, ciao Roberto. Io non sono mai stato fidanzato, vorrei essere fidanzato, mi vorrei fare una vita, diciamo che vorrei andare avanti sempre con il futuro e avere una diciamo sistemazione super giù come fidanzamento, come sposarmi e come diciamo avere un lavoro, come a Palermo non c'è mai lavoro, come dicono certuni che non c'è lavoro e che veramente giro io dalla mattina alla sera per avere un piccolo lavoro, uno stipendio fisso per io mantenermi la ragazza che poi la ragazza, come lei sa, le ragazze se non sono mantenute giustamente a un primo matrimonio, a un primo fidanzamento, subito levano mano e c'è il divorzio o sai non ti voglio più perché di qua di là prendo una scusa per poi non diciamo avere più contatti con l'anima gemella o io spero di andare sempre avanti e trovare una sistemazione sia di lavoro e sia di fidanzamento o di sposarmi. Il problema è questo, che io mi faccio sempre, scusa se te lo posso dire, un lavaggio nel cervello di dire ho 25 anni, sto facendo quasi un altro 25 anni ed è l'esimo che nei 50 anni poi uno dice arriva ai 50 anni dice ma come mai non hai una ragazza, un ragazzo, è difficile poi a 50 anni avere una ragazza che ti prende perché sa. Il problema è questo, che io per ora sono in un problema messo male perché i genitori miei si sono separati da poco e dico c'è questa cosa che mia madre è di Bozzano e se n'è andata diciamo di casa e diciamo che a quanto pare ha voluto fare questa scelta e si è trovato un compagno e mio padre giustamente ha i suoi problemi di salute e ora cerca di aiutarsi un po'. Io la vorrei chiudere qua la situazione di mio padre e mia madre perché è stata una cosa un po' diciamo come si può dire un po' tragedica. Perfetto. La cosa questi poverini purtroppo sanno poco con la forza delle mani. Sì. Le mani magnetiche che arrivano a uscire fino a 80 gradi caloria. Io e tu mi dicevi poco fa, tu sei completamente magnetico. Magnetico. Sei dalla testa ai piedi magnetico. Sì. Difatti io ho notato un certo magnetismo. Appoggio il piede, non c'è la sinano, ma il piede ci poggi il piede sopra è la stessa cosa. Esatto. Cioè uno si sente male, tu gli poggi il piede di sopra sì. E non ha più niente. E arriva la caloria. Col piede, figuriamoci poi con le mani. Le mani. Hai curato molte persone fino ad oggi? Abbastanza, troppe. Cuore, che non ragionano. Li porto di nuovo al 100%. Tumore. Il battito cardiaco lo fai risultare? Il cuore, io a 45 minuti di fermo lo porto a 60 battiti al minuto, come deve essere. Esatto. E ne ho fatti 4. Dopo fermi, l'ho fatto partire. A 45 minuti sono arrivato a 60 battiti al minuto. Perciò non ho problemi. Ma ci sono persone che possono testimoniare una cosa del genere? Sì, perciò. No, c'è una persona che è mio figlio Canucci, che un amico che fino ad ora ci ha telefonato un botte venere, che dove era manco 4 metri poteva fare a camminare a pere. Addirittura. Ora se non va a caccia, perciò non ci può venire appresso. Cioè l'hai guarito totalmente? No, all'ospedale ci sono male. Cosa riesci a curare con il tuo magnetismo? Qualsiasi problema che esiste in cava persona. Quasi. Non avere figli, vengono nei miei e ci non ci e hanno i figli. Pure. Oh. Vedo che tumore, cioè, e c'è squadra. Le donne sterili o gli uomini sterili, tu riesci a guarirli pure? Sì, sì. Importante. E ne addisco, non esiste. Operano e ne addisco, un capo di giarrodelle, viene nel caio e mette la dita
Non ne c'ho niente. Addirittura. E nel disco non esiste. Non esiste. Va bene. Come la prostata non esiste. Loro la chiamano la prostata, ma non è niente, è un'invenzione. Una volta mi sembra. Fai ridere. Una volta mi sembra, mi avevi detto che avevi preparato un infuso a base di erbe. Sì, ora non lo faccio più, ce lo faccio fare alle persone stesse. Okay. Ci dico, ma lo devono fare, lo cioè, fanno. Dai la ricetta alle persone e se lo fanno loro. La ricetta la fanno loro. Perché ma secondo me è meglio. Sì, perché se la fanno loro. Ci vuole tempo per preparare. Io non ho tempo. Attrezzatura poi. Sì, io ci dico, ma lo devono fare, se la fanno loro. Ognuno ci deve. Quindi tu dai una vera e propria ricetta. Ricetta, sì. Esatto. Anche se non sei medico, tu praticamente guarisci le persone e questo è un dono. Allora, ascolta, come deve essere la tua donna ideale? Cioè, le caratteristiche che deve avere questa donna? Cioè, vai guardando naturalmente l'aspetto fisico, no? L'aspetto fisico, che sia simpatica, cioè, che sia affettuosa. E sia affettuosa. E che mi sappia amare, cioè, e la renderò felice. La cosa importante per te, la cosa importante, principale, che vai guardando è il carattere. Il carattere. Cioè, non deve avere un carattere che... ti accalappi, giusto? No, accalappi, ti deve no. Trattare bene. Certo. E deve andare soprattutto d'accordo con te e con la tua professione, perché sì, la donna ti dovrebbe fare anche come infermiera, giusto? Come infermiera. E esatto. Aiutarti nella tua passione. Sì. Perché quello che c'hai tu è una passione, giusto, sì. Antonio? Io lo faccio per aiutare le persone. Quanto tempo è che tu guarisci le persone? 6 anni. Addirittura. E in 6 anni quanta persona hai guarito? Un mare. Perfino uno col trapianto medullo spinale. Addirittura. Rigetto, quindi io penso, io penso che in questo momento qualcuno dei tuoi clienti che tu hai guarito ci vede, giusto? No, ci vedono, certo. Perché già siamo in diretta già noi, no? Certo, in questo momento ci stanno guardando. E già se siamo in televisione direttamente? Certo, al momento, in questo momento siamo in televisione, a Televallo. E le persone ci stanno guardando e stanno guardando te, ti stanno conoscendo. Quelli che non ti conoscevano in passato ti stanno conoscendo adesso e sanno che tu, guaritore delle persone, cerchi l'anima gemella, giusto? Di Mazzara hanno guarito un mare persone. Di Mazzara. Un mare. Mi parli di mucca e vitello? Cioè, che cosa dovrebbe avere questa? Buona, una bella ragazza, buona. Sì, siamo d'accordo, però di particolare che cosa dovrebbe avere? Cioè, dovrebbe, non lo so, combattere con mucche, vitelli. Vitelli, ora ti spieghi meglio. Certo. Cioè, praticamente a te interessa una ragazza che lavori con le mucche. Certo. E con i vitelli. Certo. Con le mucche o con i vitelli? Tutte le cose, mucche, vitelli, pocce, maiali. In cerca della donna ideale. Sì. Dell'anima gemella, sì. Della ragazza giusta, sì, giusta, che fino adesso non hai potuto incontrare. No. Quanto tempo è che sei single? No, assai. Assai quanto? Parliamo di tempo. 15 mesi. Quindi quasi un anno. Sì. Quindi significa che l'anno scorso tu eri fidanzato? No. No, non eri fidanzato? No. E allora di più di un anno? Di più. E su per giù quanto? Ripetiamo di nuovo. 15 mesi. 11 mesi? Sì. Quindi non arriviamo a un anno. No. Di conseguenza tu l'anno scorso sì. Eri fidanzato? Sì. Sì. Allora, come mai ti sei lasciato? Mi sono anche lasciato. Sì, l'ho capito, ma come mai ti sei lasciato? Il mio mondo è andato. Cioè, non siete andati d'accordo. No. E quindi avete deciso di lasciarmi. Sì. Va bene. Allora, ascolta Davide, che cos'è che ti colpisce una donna? La compagnia. Sì, la cosa che vai guardando a prima vista, quando sì. Tu guardi una donna, che cos'è che ti affascina? Cioè, che cos'è che ti colpisce la prima cosa? Quando tu guardi una donna, magari da lontano, che si avvicina, Che cos'è che ti colpisce? Dai, tranquillo. Una ragazza che è bionda, simpatica. Sì, ma dico, la cosa che guardi, quando tu guardi una donna, esatto, la cosa che ti affascina, l'occhio dove si posa? Di sopra. Di sopra? Di sopra. Quindi la parte... Il seno. Ok, quindi praticamente la prima cosa che sì, guardi è il seno. Il seno. Successivamente poi... Il resto, sì. Esatto. Ma per te conta di più l'aspetto fisico o il carattere? Il carattere. Conta di più il carattere? Sì. Sì, perché se poi non ci vai d'accordo, anche se è bella e non ci vai d'accordo, sì. Non hai concluso niente. Sì. Come quella storia magari che tu hai avuto sì. Un anno fa, giusto? Sì. Allora, da che età la dobbiamo cercare questa donna? Tu hai 28 anni, quindi sì. Partiamo da una base. Dalla mia età. Sì. Dico, partiamo da una base. Dai? 28. Sì, di meno no? Anche di meno pure. Quindi partiamo dai? 21. 21, quindi partiamo dai 20? Sì. Per arrivare massimo a? 4. 4 che? 4 anni. Sì, no, dico, partiamo dai 20 anni per arrivare a un'età massima di?
non so, 25, 30, 35, 40. 25. Eh? 25, 30 no. Anche tendra. E se ne viene una di 35 che fa? Gli dici di no? No. Quindi partiamo dai 20 sì, fino 20. A 35. Sì. Quindi dai 20 fino ai 35. Sì. Che sia bionda o bruna a te non ti interessa? No, anche bruna. Anche bruna. E gli occhi? Celeste. Gli occhi celesti. Quindi bruna con gli occhi celesti ti attira di più. Sì. Però se ne viene una sì. normale, te la prendi lo stesso. Sì. L'importante però che sia di sesso femminile. Dico bene? Sì. Perché a te ti piacciono solo ed esclusivamente sì. donne. Dico bene? Sì. Dobbiamo chiarirlo sì. questo. E viene da Casa Santa, Erice. Ciao Giuseppe. Ciao. Buonasera. Allora, Giuseppe, tu sei in cerca dell'anima gemella? Sì, una. Sì. Una. Sei in cerca della ragazza sì. ideale. La donna sì, sì. giusta che sì. dovrebbe farti compagnia per tutta la vita. Almeno. Esatto. Quanto tempo è che sei single, Giuseppe? Mi, tutta vita, vecchio mio. Tutta vita. Cioè non hai mai incontrato la ragazza? Sì, una vacca. Una vacca, nemmeno picciotto buono, no. Niente, sì. non hai mai incontrato nessuno. Sì, nulla. Ma come mai, Giuseppe? Cioè non hai mai incontrato neanche un'amica che ti facesse compagnia? Sì, sì. Si picca, l'acqua 3 mesi, 4 mesi qua. Cioè a livello di poco? Poco. Parlaci un po' di te, che tipo sei? Tipo sei, io sei Peppi Pizza, caro e buono. Cioè sei un tipo praticamente alla mano? A mano, tipo cuore, tipo affetto, ama, no. Amici tanti. Cioè hai tanti amici, ti vogliono sì. bene? Bene. Come passi il tempo nella giornata? Tipo sappa mano e vai. Esatto. Sì. Abbiamo detto tu lavori? Sì, sì, tutte le parti. Da tutte le parti? Sì. Cioè, praticamente ti arrangi? Sì, sì. Un po' qua, un po' là? Poco qua, poco là, tutte le parti. Esatto. Ma più spesso dove te la fai a lavorare? Tipo parte Savito, tipo Palermo. Esatto. Va bene, ascolta Giuseppe, tu sei motorizzato, la macchina ce l'hai? No, poco pene, poco scarabeo, tanti tipi. Esatto, c'è il motorino praticamente, sì. lo scarabeo. Carabeo. Quindi ti puoi spostare. Vecchio, Sì. Quindi ti puoi spostare. Sì, sì. E a parte lo scarabeo non c'hai nessun altro mezzo? No, tutte cue, sì. Tutto. La macchina poco. La guidi? Poco sì. Un poco sì. La patente ce l'hai? No, io no. 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 Quindi la macchina non si può guidare. Vabbè. Ti puoi spostare con lo, sì. con lo scarabeo. Sì, carabeo. Parliamo di questa ragazza che tu vorresti incontrare. Crearti una famiglia, sì. giusto? Sì, giusto. Tu lavori? Sì. Che lavoro fai? Trasporto. Ti occupi di trasporti? Sì. La patente ce l'hai, la macchina no. pure? No, 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 non c'hai né la patente né no. la macchina. No. Il motore ce l'hai? No. Neanche? No. I piedi sì. Sì. Sì, ti funzionano correttamente, puoi andare dove vuoi, con i piedi si può andare sì. dappertutto. Sì. L'importante è questo. Sì. Va bene, parliamo allora dell'anima gemella. A che genere di donna siamo interessati? Partiamo dall'età, da un'età base fino ad arrivare a un'età massima. 35, 36, 37, 40, così. E l'età base? Giusto. So, dico, l'età base? Sì. Cioè, da che età dovrebbe partire? 43, 42. Dovrebbe partire? Sì. Per andare a finire a? A Palermo. A Palermo? Sì. Vabbè, partiamo da. Faccio io. Partiamo dai 25, va bene? Sì. Partiamo dai 25 per andare a finire a? A 32, 43, 40, 45. Facciamo dai 25 sì. ai 50? Sì. Allora, la donna che Giuseppe va cercando dovrà partire dai 25 e arrivare fino ai 50 anni. Giusto? 40, 45, sì. Anche 50, pure è buono, è tempo di fame, tutte cose si accettano, giusto? Per cui, amiche telespettatrici, mi sto rivolgendo con... Virgilio. Ciao. Allora, Virgilio, tu hai detto hai 38 anni, giusto? Sei di Partanna? Sì. Che lavoro fai, Virgilio? Muratore. Il muratore. Ha molto che fa il muratore? 20 anni. 20 anni. Tu sei single attualmente, giusto? Sì. E sei in cerca della tua donna ideale. Sì. A che genere di donna noi siamo interessati? Parlaci, non so, se hai preferenze dell'aspetto fisico di questa donna. Hai preferenze? Sì. Allora, parlaci dei tuoi gusti di donna. Gusti? Cioè, come deve essere? Bionda, bruna? Ti piacciono le bionde, le brune, le ragazze alte, bassine? Uguale. Uguale? Sì. Cioè, non hai preferenza per quanto riguarda aspetto fisico? No. Che cos'è che vai guardando in una donna? Il fisico. Allora ti piace la donna fisicamente? E a che genere di gusti siamo interessati? I gusti. Sì, ma dico va, come deve essere? Bionda, bruna? Bionda. Rossa? Bionda. Bionda, la vuoi bionda? Gli occhi hai preferenza? Uguale. Però se sono azzurri ti piacciono di più. Esatto. È giusto. Perfetto. Parliamo ora dell'età di questa donna. Dovrebbe partire da quale età?
Con l'età... Non ha importanza, vero? 35, 36. 35, 36. Se ne viene una da 25 te la prendi lo stesso? Lo stesso. Lo stesso. Quindi partiamo dai 25 per andare a finire a un'età massima di... 36. 36. Anche 40, però, volendo. Giusto? Stesso. Quindi partiamo dai 25 e andiamo a finire ai 40. La stessa cosa. Che sia bionda perché a te piacciono le bionde, però se ne viene una mora te la prendi lo stesso perché a tempo di fame, insomma, si prende tutto, giusto? Esatto. Perfetto. Allora... 36 anni, è residente a Marsala, ma viene da Tunisi. Ciao Mario. Ciao. Allora Mario si è presentato nella rubrica dei cuori solitari, amiche e telespettatrici, non perché cerca un cuore solitario, cerca l'anima gemella. Mario si è presentato appunto per aiutare i cuori solitari. Dico bene Mario? Certo, sì. Perché Mario si è offerto, questa è la prima volta che noi facciamo un'intervista dal genere, Mario si è offerto disponibile per aiutare i cuori solitari, femmine e le donne praticamente. Certo. Cuori solitari che si sentono sole, depresse, che magari hanno bisogno di compagnia, di stare a fianco a un uomo che insomma li corteggi, li faccia sentire importanti. Mario è qui per questo, perché si offre volontario, dico bene Mario? Certo. Allora Mario, parlaci un po' di te, che tipo sei? Sono un tipo serio. Un po' sì. Molto riservato. Molto riservato, certo. Anche perché per, giustamente per quello che fai devi essere per forza riservato. Certo. Tu sei qui residente a Marsala? A Marsala. Sei originario tunisino? Tunisino, sì. Da 14 anni in Italia. Sì. Mi hai detto che sei molto dolce. Ma certo. Molto rispettoso verso il sesso femminile. Ah, soltanto i femminili. Certo. Ah, mi piace soltanto i femminili. Esatto. Tu ti offri volontario praticamente per far compagnia solamente al sesso femminile. Certo. Chiariamo, questo è un punto di fatto, amiche telespettatrici e amici telespettatori, perché non è che lo vedete magari un pochino scuro di carnagione, no, vi sembrerà giusto. Dobbiamo chiarire una cosa del genere, perché Mario è solamente disponibile per le donne, dico bene Mario? A posto. Allora parlaci un po' di te, stavo dicendo poco fa, che cioè che tipo sei, oltre ad essere dolce, determinato e serio? Io un tipo dolce con le donne, mi piace fare compagnia con le donne che si sentono soli, uno riservato troppo, riservato per queste cose, e spero che lo trovi che mi fai compagnia. Certo. Hai avuto già esperienza del genere? Cioè lo fai spesso di tenere compagnia a una donna? Mai fatto, vero? Mai fatto. Mai fatto. Cioè è la prima volta che tu ti presenti, soprattutto in una trasmissione, per chiedere se c'è qualche donna insomma che ti voglia come compagnia, tu ti offri volontario. Sì, è la prima volta che faccio. Cioè non vai guardando l'aspetto fisico, giusto? No. Cioè, anche se, non so, è un pochino in carne oppure si presenti leggermente bruttina, per te non ha importanza. Non ha importanza. Cioè l'importante è che quella donna si senta felice e contenta stando vicino a te, giusto? Quello che mi piace, la felicità. Esatto. Ciao. Ciao, Indelicato Vincenzo. Allora, ripetiamo. Ciao. Ciao, Indelicato Vincenzo. Ti chiami Indelicato Vincenzo? Sì. Quanti anni c'hai? 38. 38. E di dove sei? Condato Curco. 183. Sì, ma dico Contrata Turdo. Burgo. Burgo. Sarebbe? Dove si trova? Marsala. A Marsala, quindi sei di Marsala. Di Marsala. Hai 38 anni, abbiamo detto? Sì. Sì. E sono, sei single. Sono scapolo. Sei scapolo, sei single. Rilassati, ti vedo un po' agitato. Sei emozionato, non ti preoccupare, dai. Allora, Vincenzo abbiamo detto, sì? Sì. Ti chiamo Enzo? Sì. So che gli amici ti chiamano Enzo. Sì. Allora, Enzo, abbiamo detto 38 anni, tu sei in cerca dell'anima gemella. Gemella. Quanto tempo è che sei single? Una pari anni. Un paio di anni. E due anni fa eri fidanzato? No, 4-5 anni. Come 4-5 anni? 4-5 anni. Che tu eri fidanzato? Sì. Quindi non è due anni che sei single, no. A 4-5 anni. 4-5 anni. E dimmi una cosa, 4-5 anni fa tu ce l'avevi la fidanzata? Sì. A Moccione, beh. Eh? A Moccione di Salvaggio, insomma. Ho capito. E quanto tempo sei rimasto insieme? Un 3-4 mesi. 3-4 mesi. E come mai ti sei lasciato, Enzo? Non ne siamo d'accordo. Ho capito. Allora, questione di carattere praticamente, sì, diverso, giusto? Sì. Va bene, Enzo. Allora, parliamo di questa ragazza che tu sei intenzionato a conoscere. Come dovrebbe essere? Come la vuoi? Che gusti hai? Bionda. Bionda? Ti piacciono le bionde? Sì, biado e te monda. Sì. T'ho bondato io, biado è cosa mia. Ok. Un tipo scherzoso. C'è da capirlo. Allora, Enzo, abbiamo detto, ti piacciono le bionde? Sì. Che età? Da che età dobbiamo cercarle? 32-33 anni. Dai 32-33. Quindi partiamo da una base, eh? Dai 30, va bene? Va bene. Dai 30 fino ad arrivare a? A 32, massimo. Massima 32. Se viene una ragazza di 35 anni, non la vuoi tu? Sì. E allora?
Facciamo dai 30 fino ai 40, giusto? No, 40 no. Quando? Che vecchia? No. Due anni sono vecchio di me. È chiaro. No, no. È importante insomma che è donna, o no? Certo, poi se mai travesti tu. Va bene. Naturalmente nella rubrica dei cuori solitari questa sera mi trovo naturalmente sempre a Volta Mantovana, paesino qui in provincia di Mantova, e ho con me un altro cuore solitario che è in cerca della sua anima gemella. Ciao. Ciao. Ti chiami tu? Alessandro. Alessandro. Alessandro naturalmente è in cerca della sua anima gemella, un'anima gemella che non ha potuto mai incontrare. Perché? Perché Alessandro praticamente ha dei gusti particolari che ora ci descriverà. Allora Alessandro, qual è il tuo gusto particolare di questa anima gemella? Che genere di donna sei interessato a trovare? Beh, innanzitutto dovrebbe essere tipica bellezza mediterranea, con capelli neri, carnagione scura. Capelli neri, carnagione scura è la tipica bellezza, ecco, mediterranea appunto. Sì. Poi in particolare dovrebbe avere... magari un qualcosa sul viso, tipo potrebbe avere un neo, un qualcosa del genere che affascina moltissimo oggi, almeno a me affascina moltissimo. Certo. Allora tu praticamente sei pazzo appunto per questi piccoli, chiamiamoli piccoli scherzi della natura, i nei? Certo, certo. Cioè ti piacciono praticamente le ragazze con i nei? Sì, moltissimo. E questo neo praticamente com'è che lo dovrebbe avere questa ragazza? Possibilmente magari su vicino alle labbra. Non molto grande, ma vistoso comunque. Vistoso? In vista, sì. Cioè, che cos'è praticamente che il neo procura in te? Beh, in poche parole, la donna, sai, affascina moltissimo. Sì. Almeno secondo il mio punto di vista, affascina moltissimo con un neo sul viso. Quindi preferirei trovare una persona con appunto un neo sul viso. Esatto. Allora, parlando di questo neo, dovrebbe essere un neo peloso oppure dovrebbe essere un neo normale? Ma perché tu mi insegni, ci sono tanti tipi di nei. Ci sono nei pelosi che hanno i due peli che escono fuori. Intanto il pelo deve essere lungo o corto? Beh, possibilmente corto, dai. Corto? Sì, sì, sì. Perché lungo poi magari porta fastidio pure. Sì, sì, sì. No, meglio corto. Dovrebbe avere solamente un pelo che esce o anche due, tre è meglio? No, potrebbe avere neanche tre, ma ripeto, l'importante è che non siano molto vistosi. Esatto, ecco. Però li deve avere. Li deve avere. Cioè, perché questa praticamente è la cosa che ti affascina. Moltissimo. Certo. Ascoltami Alessandro, come mai tu porti questa predisposizione per le donne che hanno questi nei? Beh, diciamo che me la porto sin da ragazzino, quindi adesso avendo 28 anni, saranno circa 10 anni che mi porto dietro questa... Come esatto. Possiamo... E ne hai approfittato questa sera, essendoci io strano Amuri, sì, siciliano, e insomma dice, meglio di ora non c'è. Quindi preferirei che magari voi due portaste questo mio messaggio a tutta la Sicilia. Certo. Ok? Va bene. Ciao Giuseppe. Ciao. Allora Giuseppe, tu sei in cerca dell'anima gemella? Sì. Dimmi, tu sei di Marsala? Sì, di Marsala. Hai 25 anni? Sì. Quanto tempo è che sei single? Da 4-5 anni. Anni? Sì. Quindi tu da 5 anni praticamente non hai mai avuto una ragazza? No. Neanche in senso amichevole? No, neanche in senso amichevole. Sempre solo? Sì, sempre e solo. E come passi il tempo? No, passo il tempo da solo, vado in giro da solo. Fai tutto da solo? Sì, faccio tutto da solo. Uh-huh. E diciamo, i tuoi hobby quali sono? I miei hobby sono di... che ne so... Tipo, ascolti musica? Non so. Sì, ascolto musica che napoletana. Che tipo di musica napoletana? Sì, napoletana. Che genere di musica e che genere di cantante? Angelo Mauro, Patrizio. Ah, bei gusti. Sì. E poi, non so, fai qualche sport in particolare? Sì, poi faccio qualche sport dai cavalli. Dai cavalli? Sì. Cioè sali sui cavalli e sì, salgo sui cavalli, sì, e cavalco anche. Cavalchi spesso? Sì, ogni domenica. Ogni domenica te ne vai, sì, a cavalcare? E quanto cavalchi? In tempo praticamente un'ora, due ore di cavalcata? Sì. Ah, un bello sport, complimenti. Grazie. E questa passione l'hai sempre avuta? Sì, ce l'ho avuta da bambino, da 10 anni ho avuto questa passione. E a quanto tempo hai iniziato a cavalcare? Da 10 anni. Cioè a 10 anni tu praticamente, sì, hai già cominciato a cavalcare? Sì, sì. E a che cavalchi da 10 anni? Sì. Ne hai 25 quindi? Ne ho 25. 15 anni di cavalcamento, cioè? Sì. Ah, complimenti. Grazie. Va bene, dimmi tutto. Tu lavori? Sì, lavoro io. Che lavoro fai? Sono dalla vecchia. Sei dalla vecchia? Sì. Ho capito.
a lavorare? Sì, a lavorare. Che genere di lavoro è nella vecchia? Cioè stai con la vecchia praticamente, gli fai compagnia? No, sono là per portare la merce alla gente in casa. Insieme alla vecchia o solo? No, solo. Da solo. Solo. Cioè la vecchia praticamente è che... Cioè, lavori per lei praticamente? Sì. Ho capito. Sempre a Marsala? Sì, sempre a Marsala. Ti puoi muovere, sei motorizzato? Sì, c'ho un motorino e mi posso muovere... puoi muovere? Sì. Dalla mattina alla sera? Dalla mattina alla sera. Le giornate che lavori quali sono? Sono da lunedì a sabato. Quindi la domenica ce l'hai? Sì, la domenica ce l'hai. Va bene, ascoltami Francesco e Giuseppe, giusto? Sì, sì. E come dovrebbe... Oh yeah!